to say, you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. Siamo al termine di queste due giornate di Classic Montepetrano 2018, oramai le prove si sono concluse e i concorrenti, i signori giudici, se ne sono andati, siamo rimasti io e il mio amico Simone. La conclusione di queste due giornate faticose, difficili, complicate, con un insieme di problemi, però come sempre siamo riusciti a uscirne, credo, in maniera brillante, onesta, pulita, come quello che abbiamo sempre fatto. Un ringraziamento particolare a tutti i concorrenti che si sono presentati qui alle classiche, che ci hanno onorato dalla loro presenza, ai signori giudici che anche loro sono stati gentilissimi e bravissimi con noi, assecondandoci in tutte le nostre necessità. Non ci rimane che ringraziarvi nuovamente tutti quanti, al comune, provincia, regione, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, e concludiamo semplicemente dicendovi, se Dio vorrà, vi diamo appuntamento al 2018 per i 75 anni delle classiche di Montepetrano. Grazie e arrivederci. Sì, volevo un attimo ricollegarmi al discorso che ha fatto Claudio, che ribadisco e controfirmo quello che dice, però volevo anche ringraziare specialmente i nostri collaboratori, dello staff del gruppo Cinofilo Cagliese e del gruppo Cinofilo Pesarese, perché effettivamente sono loro che comunque sia con noi, ma anche loro ci hanno contribuito alla bella riuscita di questa bella prova di alta cinofilia. Grazie.